Incidente nel pomeriggio di venerdì 10 luglio intorno alle 14 sulla strada provinciale 460 Valperga. A scontrarsi una Peugeot condotta da una donna e una moto KTM Adventure con a bordo padre e figlio quindicenne. Sul posto sono intervenuti la Croce Bianca del Canavese, la Croce Rossa di Castellamonte, l'Eli Soccorso del 118, i Carabinieri di Quernier e i Vigili del Fuoco di Ivrea. Feriti l'uomo e il ragazzo che si trovano sulla moto, che dopo essere stati stabilizzati sono stati trasportati uno al CTO in Eli Soccorso e l'altro il figlio in ospedale a Quernier. La dinamica al vaglio dei carabinieri. Pare comunque che la vettura stesse svoltando a sinistra mentre la moto stava arrivando da Quernier. L'impatto è stato molto violento. L'auto ha terminato la sua corsa contro i panettoni situati vicino a un'azienda, mentre la moto è scivolata lungo la carreggiata per qualche metro. La conducente della vettura, una donna di Bairo, illesa, è stata trasportata al pronto soccorso di Ivrea per controlli. Sì, ma stava entrando.